Suonate nelle rock band, suonate nelle band, ragazzi. Basta, youtuber. Ma come? Scusami, ma io faccio questo. Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gassi Drums. Oggi postazione reaction, quindi i protagonisti del video siete voi, perché oggi andiamo a vedere i vostri studi, i vostri bunker, le vostre batterie, il vostro tutto quello che avete. Mi potete mandare i vostri video, le vostre salette, le vostre batterie e spiegarmi cosa avete. Potete farlo con tranquillamente un cellulare, una fotocamera, quello che volete. L'importante è che vi mandiate il video in orizzontale, per favore, non in verticale, e con una buona qualità, senza esagerare, ma comunque con una buona qualità. Qui sotto in descrizione avete il link dove potete caricarmi il vostro video, arriva direttamente a me e poi pian pianino faccio passare tutti quanti sul mio computer e quindi anche sul vostro schermo. Quindi, sigla e poi partiamo subito. Mi metto già le cuffie, così arrivo cuffiato dopo la sigla. Ok, possiamo partire. Allora, il primo video di oggi è di Marco Mencarelli, se me lo apre, ok? Me lo apre e che dire? Vai, Marco. Ciao Luca, sono Ammazza. Marco. Quello che vedi è il custode del mio studio. ho capito, Questo è però il mio non me studio. l'aspettavo. Entriamo, ragazzi. Allora, come vedi, è un gran casotto perché qui ci faccio le prove della mia band, quindi è Ok. stravissuto questo studio Ci sta, e ci sta. tutto Vissuto mi sotto sopra. piace. Adesso ho messo Ne un hai un po' bel per po' di farmi vedere batterie, però, devo le batterie. dire. Allora, ti parto con la mia prima batteria, 34 anni, Luna. Ammazza. Si chiama Luna. Ok. È una Bella vecchia sta cosa che hai Ranger dato un che nome. ho rifatto completamente a zero, l'ho strappata, E gli ho l'hai dato rifatta tu. l'impregnante Bella e la però. finitura, praticamente Carina. due mani di impregnante perché ha voglia di fare questi lavoretti E e ti sei fatto praticamente mi poi sono anche divertito. E tutte le tutte le cose cose d'oro. in ferro le ho Esatto. rifatte con un oro e il nero. E Ok. con un po' di divertimento fai un gran bel lavoro. E E suono da certo, paura ancora, bravo. quindi ogni tanto me la prendo e me la tiro fuori. Questa Bravissimo, è la ottima mia cosa. Luna. Adesso ti presento Numero Kim. 2, Belly Kim è Big la 5, mia Kim. vera batteria prof. Ok. È una Pearl World Series. Ok, Secondo me queste molto bella. batterie sono delle bombe. Sì, è Fusti vero. Power. Infatti suona da paura, mi tocca stopparla per frenarla. Ci sta, ci credo È più che grande altro. marche. E secondo me legno, betulla, mogano e uno strato di lamin che non si sa che cosa sia, non si è mai saputo, forse. Lo strato È come lo segreto. sputo di Adriano Celentano sulle mani, quello che faceva la ricetta segreta, è uguale. E praticamente gran batteria, suona da paura, suona da paura, sono innamoratissimo di questa batteria. No, quelle Niente, suonano, quelle meccaniche, c'è cioè, poco da dire, anche questa è suonano. del 95, quindi c'ha i suoi anni, mai 20 anni. un problema, mai niente, bomba, bomba, bomba. E Ottimo, bella. questa è la mia, ecco, tutte pellate per adesso, Remo, Pistripe. Sto pensando di pellarla in modo diverso, di provare le nuove pelle dei fabbricanti italiani. Andiamo Vabbè, avanti. ci Ti sta quello. Vai con l'elettronica. presento Cos'è? la mia batteria Alesis. elettronica, ma fatta in modo No, artigianale. vabbè. Nina. Nina. Eccola qua, è È fatta in modo grande sta cosa artigianale che perché l'ho mette i comprata da nomi un alle batterie. artigiano. E questa è bellissima perché è wrappata di questo wrap praticamente perlato rosso bordeaux, è una figata. Cioè, tutto sembra meno che una No, vabbè. batteria Elettronica. Argovai, Eccolo tutto lì. sembra meno che una batteria Ma pensa a te. elettronica. Modulo Ma tu sei Roland matto. DD17, bomba. Suoni belli, Ma che bella sta roba. Che si fa lui le live. cose. Ci posso, questa è una di quelle che puoi iniziare a farci live, veramente. Ok. E di Ma pe sono conseguenza, scioccato. tanto In di senso cappello, doppio positivo. pedale Bellissima se sta roba. vuoi, c'è tutto. I Grande. suoni sono veramente belli questi della Roland, mi piacciono Beh, molto. sì, ci sta. Da Ok, sempre e a questa è suoni la Nina. fighi. Adesso ti Nina. presento Stella Lican. Stella Lican è Stella Lican. l'ultima arrivata. Che Tab, Star bellissima questa. Classic, Betulla Bubinga. Ok, Bomba. beh, raga, che Finitura stiamo a dire. meravigliosa. Adoro sta finitura. Bellissimo. E tre pezzi. Con un rullantino Suona, minuscolo. suona tanto, se la Te batte credo. con Kim, Vabbè, sì, ci sta. suona tanto, è divertente. L'ho presa a tre pezzi perché finalmente dico sempre a caricare quattro pezzi, adesso ne prendo un'altra a tre pezzi e vedo, è in effetti più pratica. Io ho Certo. una Panda, ti ho detto tutto, eppure riesco a metterci tutto lo Sì, stesso. ma poi lì E quindi ecco le batterie alla fine ci questa, stanno, sì, ma devi mi piace caricarle molto. e scaricarle.
pellata anche questa Remo, qua è pellata. Qui è pellata Evans, però, come, l'ho, come l'ho presa, l'ho lasciata perché suonava bene e non gli ho fatto tante altre cose. Ok, ok. Poi, bello, per quanto questa. Riguarda i rullanti, abbiamo per free floating 14x3,5. 14x3,5. Bomba acciaio, poi c'è un fusto in acero. Okay. È un fusto in olivo che purtroppo mi si è rotto. L'olivo, una figata anche questa. Ci credo. Quindi tre fusti a 3,5. E a chi piace il funky, perfetto. Questo è più di più. E ti senti subito Garibaldi. Spacca una coltellata. Ovviamente. Ti arriva una coltellata e neanche ti accorgi. Sei morto, non te ne accorgi perché hai dato due colpi con questo. È una bomba. Ci credo. Poi abbiamo un altro free floating, perché io sono innamorato di queste sonorità, perché c'hanno tanti armonici fighi. Okay. Poi se li sai gestire c'hanno un suono della Madonna. Questo è il legno di pero, penso, non so se ce l'ho solo io il legno di pero al mondo, però non così me so. L'hanno venduto. Cioè, mi sembra di averlo già sentito, un altro artigiano che mi ha fatto suonare. Certo. È fatto molto alla mano, però suona, non, anche questo non ha altro problema, figo. Però è bello, e suona, anche suona da vedere, figo. Quindi è un'altra bomba di rullante, ci fai tutto, è molto versatile, piace tantissimo. Bello. E poi l'ultimo sfizio, mi sono comprato questo, un Peace Hammered in rame. Mai perché volevo quello. Testare i metalli, però volevo testare un metallo che assomigliasse un po' al legno e devo dire che questo... E poi è quello, uno di quelli quello più che caldi. Cercavo. Poi Peace fa delle robe fighe comunque. La settimana scorsa, venerdì, mamma mia, quanto mi sono divertito come un matto, perché credo. Perché picchia tantissimo. No, no, Peace devo dire che comunque fa delle robe veramente fighe, anche come batterie. È bello da paura. Logicamente non mi sono presentato. Questo sono io. Ciao. Grande, e niente. Grande. Piatti un po' di tutto, quindi non sto a tirartele fuori perché sennò c'ho tutto il set della Brilliant, della Ufip, okay. Che mi piacciono molto, però i piatti per me ideali sono, allora, Ride, Ufip, Class Series, peso heavy, perché c'è un ping definito, mi piace moltissimo. Il Charleston, c'ho un Sabian HHX, perché mi piace, è pastoso, c'ha tutto quello che mi serve per fare il rock e tutto quanto, e i Crash vado e vengo, sto testando nei diversi. Va bene, ci sta. Bene. Hai veramente dal un bel po' di roba. Bravo. Tuguri, eh? Ah, l'ultima cosa che ti posso dire, insonorizzata con legno di sughero. Ah. Il legno di sughero, sì, il legno, il sughero. Il sughero. Ok, scusate, infatti ho detto un po' di emozione ci sta. Ci sta, sì. Il sughero aiuta a assorbire l'umidità. Ottimo lavoro fatto, e devo dire non ho avuto problemi di umidità e insonorizza internamente, quindi è una bella storia. Yes. Bene ragazzi, direi che dal vostro artista Marco vi saluto. Un bacione, un abbraccio a tutti, viva la musica, suonate nelle rock band, suonate nelle band ragazzi, basta. Bravo. YouTuber, facciamo rock in giro per il mondo. Ma come? Scusami, ma io faccio questo. comunque grande personaggio, mi sto togliendo le cuffie non so perché, ma comunque me le metto qua. Grande personaggio, grande veramente figo Marco, e bel video, bravo, ci hai fatto sorridere molto, molto simpatico, e poi c'è un botto di roba devo dire comunque. Cos'è che volevo dire? Ah sì, che tra l'altro la cosa del sughero mi ha fatto venire in mente il mio primo studio in cui ho fatto video, che non era il mio primissimo studio ma la mia prima saletta video, che era insieme a un altro ragazzo, Fabio, che saluto, che in realtà era la sua saletta, poi io mi sono son diventato l'intruso e ho cominciato a fare i video lì, però era con tantissimo di quel sughero lì, e devo dire che suona molto bene, umidità zero, quindi funziona bene. Bisogna vedere i prezzi del sughero in questo momento, perché una volta erano un pochettino alti. Però adesso possiamo passare al secondo video, che è in verticale di Leonardo, in qualche modo poi in montaggio me la gioco, vedo Yamaha e clicco, vai. Ciao Luca. Ciao. Io sono Leonardo e oggi ti faccio vedere il mio piccolo studio della registrazione. Bello. Come possiamo vedere qua abbiamo una batteria Yamaha Cos'è? Raiden. Ah ok, Raiden. Per me è una batteria grandissima.
Sì, ci sta. Che mi diverto sempre a suonarla. Iniziando con le misure. Rullante da 14. Ok. Tom da 10. Ok, tenuto bello dritto, da 10, invece devo dire, il tempo da 14. E là abbiamo un Tom da 12 che lo uso in casi proprio quando mi voglio suonarlo. Ok. Poi qua abbiamo Charleston da 14, la Paiste 102, okay. Special 101. Uh-huh. Qua abbiamo il Crescita 16 della sempre della Paist. Perfetto. Dal PST3 abbiamo il China da 18. Yes. Ride della 20, sempre della Paist 101. E qua abbiamo il Paist PST3, che da quando l'ho visto sul canale sono andato subito a comprare gli strumenti musicali.net. Ok, e quello suona, Qua poi, come possiamo vedere, piace. Abbiamo il guide un po' usurato, perché siccome avevo una crepa, uh-huh, io ho preso il flessibile, l'ho tagliato. Tu l'hai fatto, e mo grande. Suona proprio lo stesso. Poi qua abbiamo pelle Evans. Ok, la EMAD. Con un cuscino dentro. E comunque cassa da 20. Ok. E il doppio pedale uso un P902, la Pearl. E e uso tutti i supporti e la batte, tutte le aste sono della Yamaha. Ok, ottime aste Yamaha. E qua abbiamo un piccolo splashino che lo suono. Ok. E poi qua ho un piccolo mixer in cui registro delle canzoni, mi diverto. Abbiamo la mia cassa. E qua uso dei pannelli okay, quello è bugnato. Acustico. Quanto e qua abbiamo il condizionatore con il sempre caldo accendo. Poi qua abbiamo un piatto, un Charleston 8. E qua la mia postazione. Ma che figata! Quando guardo sempre i tuoi video. Ma che figata! Quindi, ciao Luca, spero buon video. Ciao ragazzi, guardate questo video e ciao Luca. Ma che bello! Ma è bellissimo questo studio comunque, fatto veramente bene. Cioè, sotto batteria piazzata sulla pedana, sopra ha tutte le perline bianche con i muri scuri, cioè veramente bello. Infatti l'ho vista all'inizio e ho detto ok, uno studietto piccolino, poi si è girato, cacchio, c'era tutta la scrivania, tutto quanto dall'altra parte. Bravissimo, bravissimo Leonardo, bella storia, devo dire. La Yamaha Redin suona, è una batteria, la batteria di fascia economica di Yamaha, ma suona, cioè l'ho provata, probabilmente mi arriverà poi ancora da provare bene sul canale, però l'ho provata e suona da paura, quindi assolutamente sì. Paist 101 a me non dispiacciono, sinceramente, c'è chi dice assolutamente no Paist 101, in realtà per il prezzo che hanno secondo me ci possono anche stare. Adesso andiamo con l'ultimo video di Matteo Soresini e partiamo, forse, se schiaccio. Ciao Luca, ciao. Io sono Matteo e questa è la mia batteria. Molto bene. Come puoi vedere, la stanza non è molto predisposta per il momento all'utilizzo della batteria. Vabbè, e ho in programma di fare qualche modifica per renderla più simile a uno studio. Certo, ci sta. Passiamo alla batteria. Poi dopo ti dico un po' di cose. La batteria è una Sonor S-Class del 97. Ok. Con Tom da 10, Tom da 12 e timpano da 14, okay, con montata cassa le UV1. Da 22, e col timpano tra l'altro ho quest'asta che può sospeso. Tenere anche il ride o un piatto. Ah no, ok, bello. Il rullante è un ferro manganese 14x5,5, okay. Per 5,5 del 78 se non sbaglio, quindi bello vecchietto, suonerà di brutto. I piatti sono Paist il PST7. Set dei Paist PST7 versione light, quindi okay. Abbiamo Hi-Hat da 14, Crash da 18, poi ho preso separatamente uno Splash da 10, mm-hmm. Comunque Paist Crash da 16 suono, e Ride da 20. Niente male. E le meccaniche, le avete ho preso poco, le meccaniche della Mapex, sono il set delle Mapex Mars, quindi ok, Charlie. Anche perché meccaniche Mapex alla fine sono economiche e vanno bene, quindi che dire, cioè anche io ne ho prese un po' perché funzionano bene alla fine, cassa e costano poco, e le aste per i piatti molto ecco, bene, spero carino. Ti piaccia anche come colore particolare. Un saluto, ciao da Matteo. Che è molto carina, molto carina, anche come colore, come scelta di pelli e come piatti tutti PST7, in modo tale da avere appunto una, come si dice, una coerenza tra le,
il suono dei piatti tra un piatto e l'altro, anche banalmente tra Crash Charleston, Crash Ride. Se prendi tutti uguali come modello, alla fine sei tranquillo che hai super coerenza. Quindi molto bella la, il diciamo problemino di riverbero che hai in realtà è abbastanza semplicemente risolvibile. Dipende cosa vuoi fare, ma se vuoi fare una roba figa per la batteria eccetera, ve ne ho già parlato di poi arriveranno degli altri video con insieme ad Acustico, che è quelli che ho chiamato io per la, la mia gestione del, del riverbero all'interno della, della sala presa, che è dove vedete i video con la batteria dove suono proprio, o altrimenti ci sono alcune cose che si possono fare, banalmente prendere il bugnato, cioè quei pezzettoni da un metro per un metro di gomma tutta a punte. Che se ne metti un po', non devi per forza andare a coprire tutta la parete, ma se ne metti un po' vedrai che il riverbero se ne andrà definitivamente. Non farlo andare via tutto, perché altrimenti poi diventa troppo troppo secca la stanza, però comunque vedrai che con una decina di quelli, non so bene quanto sia grande la stanza, ma te la cavi. E basta con questo, questo era l'ultimo video, quindi voglio ringraziare Marco, Leonardo e Matteo per avermi mandato i video. Vi ricordo, se volete mandarmi video, cellulare, fotocamera, tutto quello che volete, basta abbiano una qualità decente e che siano in orizzontale possibilmente. Con questo, il link lo trovate qui sotto trovate anche il link ai miei corsi, qui di fianco da qualche parte trovate anche il pulsante per iscrivervi se ancora non siete iscritti. Aspetto i vostri video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!